idea che noi crediamo distorta e quindi abbiamo pensato che sia ottimale, anche per capire realmente cosa accade nel paese, in quel paese, ospitare l'ambasciatore. Sarà una serata dedicata anche all'ampliamento della discussione per quanto riguarda l'Associazione di Solidarietà, è un'associazione di solidarietà internazionale con la Corea del Nord. Per questo abbiamo anche due ospiti che rappresentano la KFA, che è l'Associazione di Solidarietà con la Corea del Nord. Io vi presento gli ospiti, poi iniziamo la discussione. Dopo la presentazione degli ospiti ci sarà, diciamo così, un benvenuto da parte del comune di Colle Salvetti, che ospita la festa comunista del 2010, rappresentata dal vice sindaco Alberto Benedetti, che offrirà una rappresentazione dei simboli del comune di Colle Salvetti all'ambasciatore della Corea del Nord, come il benvenuto che il comune, come i comunisti di Colle Salvetti, danno all'ambasciatore e ai compagni della Corea del Nord. Questa sera intervengono Flavio Pettinari, delegato ufficiale in Italia della KFA, Simone Verdiani, referente della Toscana della KFA, Han Tae-song, ambasciatore in Italia della Repubblica Democratica di Corea. E con questi compagni vogliamo discutere in modo laico anche di quello che rappresenta ancora oggi la Corea del Nord e come viene rappresentata, anche per capire realmente cosa sta accadendo in quel pezzo di territorio che la stampa borghese, la stampa che come vedete quotidianamente è soggiogata dal governo Berlusconi, non ci fa distorta e solamente deformata. Quindi noi stasera potremmo avere, e credo sinceramente abbiamo la possibilità di capire cosa l'Italia. Sì, buonasera a tutti, io stasera rappresento l'amministrazione comunale Colle Salvetti, in particolare il sindaco che per impegni precedentemente assunti stasera non è potuto essere qui, però ci tenevamo in particolar modo a dare il benvenuto all'ambasciatore della Corea del Nord in Italia, qui in particolare a Stagno, sul territorio del nostro comune, del comune Colle Salvetti, per salutarlo ufficialmente e dargli il nostro benvenuto. Nell'occasione gli facciamo dono di la lettera di benvenuto del sindaco, della bandiera ufficiale del comune di Colle Salvetti e una piccola medaglietta sempre con raffigurato l'effice del comune di Colle Salvetti. Quindi augurando buon dibattito a tutti e buona discussione, io vi faccio i miei saluti a nome mio e a nome dell'amministrazione Colle Salvetti. Grazie.